Bentrovati, bentrovati in diretta su Tele4 per questa diretta prima del TG che viene in onda regolarmente alle ore 13:20. Con noi in studio quest'oggi c'è Lorenzo Tamaro, segretario triestino del SAP, bentrovato. Buongiorno. Sindacato autonomo di polizia con cui parleremo di questa decisione da parte della Questura di Trieste di trasferire, anche se in forma temporanea, la terza e la quarta sezione dell'ufficio immigrazione di Trieste ad Opicina, uffici che trattano le pratiche relative ai minori stranieri, a chi non è in regola con i permessi di soggiorno e ai richiedenti asilo. Perché questa contrarietà del sindacato, Tamaro? Beh, allora intanto dico subito che ci è stata appunto prospettata questa idea come una cosa temporanea e speriamo che sia così, anche se visti i trascorsi passati c'è un certo timore da parte nostra. E, diciamo che devono essere avviati dei lavori per quanto riguarda l'atrio della questura, quindi l'ingresso della questura, e proprio per dare la possibilità di svolgere questi lavori è stato deciso dall'amministrazione appunto il trasferimento di due sezioni che sono molto importanti, però proprio perché trattano quelle tematiche di cui avete appunto adesso elencato, presso il commissariato di Opicina. Si sarebbero trovati dei fondi appunto per rimettere a posto, perché io voglio ricordare che il commissariato purtroppo soffre di carenze strutturali molto, molto gravi. Noi le abbiamo denunciato anche più volte, sia in termini appunto strutturali ma anche in termini di uomini. Basti pensare che nel 2003 quel commissariato aveva 33 uomini di organico, e oggi ne conta solo 10, fra cui qualcuno presto andrà anche in pensione. Quindi c'è stato un impoverimento da parte appunto per quanto riguarda il personale di questo commissariato, un depotenziamento che noi abbiamo sempre criticato fortemente, perché riteniamo che Opicina sia un presidio molto importante proprio per il Carso, per l'altipiano tutto, e anche perché pensare che solo il commissariato di Duino possa comprendere tutta la zona dell'altipiano credo che sia una cosa molto difficile da realizzare. E appunto si diceva una struttura che è diventata fatiscente, che nel corso di tutti questi anni non si sono stati reperiti appunto dei fondi per rimetterlo in piedi. E, ora, per trovare questa situazione che dovrebbe, come è stato detto, dovrebbe essere momentanea, sono stati reperiti dei fondi, benissimo, siamo contenti di questo, ma ancora una volta vediamo una soluzione che è una soluzione, come hanno detto loro, temporanea, sempre un po' così provvisoria, sempre precaria. Due anni fa, nel febbraio del appunto, 2019, era stato presentato a tutte le organizzazioni sindacali, e il SAP su questo progetto aveva portato la propria soddisfazione proprio, della realizzazione del nuovo ufficio immigrazione che doveva farsi nel polo di San Sabba, una soluzione che appunto trovava il nostro favore per tanti motivi, perché innanzitutto si trattava di una struttura nuova, studiata ad hoc proprio per quei compiti, e quindi rispettava anche tutti quei crismi di sicurezza che un'organizzazione sindacale appunto chiede proprio per i propri associati, ma per tutti appunto gli operatori di polizia. Quindi si trattava di una struttura nuova. All'epoca ci era stato detto, ma sono convinto che ci sono ancora i fondi appunto per la realizzazione di quest'opera, quindi oggi dover pensare di trasferire anche per un solo periodo, ma la paura nostra è che non sia solo per un solo periodo, appunto in quel di Opicina, la troviamo veramente una cosa che ci allarma e ingiustificata. Ma qual è la situazione a San Sabba al momento? Ma allora il progetto c'è, e credo che sia un problema di sblocco di fondi, ma i fondi erano stati stanziati credo dalla regione, anzi la regione aveva fatto un grosso sforzo, quindi bisogna dare atto anche appunto di quanto è stato fatto, e adesso sembrava fosse una cosa imminente anche l'inizio dei lavori. Di fatto oggi siamo che a due anni appunto dalla presentazione di quel bel progetto appunto siamo ancora fermi, e quello che è peggio, oggi si va a cercare soluzioni, anche se, torno a ripetere, vengono dette come temporanee, speriamo siano così,
Soluzioni comunque un po' diverse, insomma. Allora, c'è il tema naturalmente che è chiaramente comprensibile di una volontà magari di spostare l'ufficio immigrazione più vicino a quelli che sono, diciamo così, i rintracci dei migranti che arrivano dalla rotta balcanica. Da questo punto di vista, qual è la situazione nel 2021 rispetto al 2020 per quanto riguarda gli arrivi, il lavoro sul campo? Allora, devo dire che è chiaro, stiamo entrando proprio in quella fase dove la rotta balcanica dovrebbe reiniziare appunto la sua attività più fiorente, insomma. Nei primi due mesi di quest'anno, del 2021, diciamo, abbiamo avuto sicuramente un calo, siamo circa alla metà dei rintracci rispetto all'anno precedente. Questo mese invece è ripreso in maniera importante, credo riusciamo ad avere un numero che va quasi al doppio rispetto all'anno scorso, nello stesso mese di marzo. Quindi è chiaro che la bella stagione, il bel tempo, appunto aumenterà l'arrivo di queste persone. C'è anche un'altra cosa da dire, però, che è vero che in gennaio, in febbraio, i numeri sono un po' calati, è anche vero che nei mesi invernali e anche per il discorso Covid, eccetera, eccetera, si sono utilizzati dei mezzi diversi rispetto a quello che abbiamo visto negli anni precedenti, cioè negli anni precedenti le persone arrivavano attraverso i nostri boschi a piedi, invece quasi tutti gli arrivi oggi sono attraverso dei furgoni, attraverso comunque dei mezzi. Abbiamo visto che anche l'altro giorno, anche nei paesi balcanici, c'è stato quel grosso incidente dove appunto sono. Quindi gli spostamenti in questo momento vengono attraverso mezzi, e quindi non è detto che tutte, ecco perché io parlo sempre di rintracciati, che sono le persone che realmente sono diciamo prese da noi e prese in carico appunto dalle forze dell'ordine, e non parlo di persone che arrivano, che chissà quanti ne arrivano e noi non abbiamo contezza. Certo, ecco, per quanto riguarda la situazione Covid, come se sta passando la polizia, che è sempre sul campo, sempre in prima linea con i cittadini, con i controlli, poi in periodo di zona rossa ancora di più? Beh, devo dire che insomma, fortunatamente, soprattutto nella prima fase, anche grazie alla predisposizione di orari in deroga, quindi delle turnazioni completamente diverse rispetto a quella che è la normalità, e a delle attenzioni che l'amministrazione ha messo in atto anche grazie anche ai consigli che sono stati dati anche dalle organizzazioni sindacali, credo sono stati molto molto contenuti nella prima fase. In questa, diciamo, seconda fase, devo dire che c'è stato sicuramente un contagio maggiore fra appunto gli operatori di polizia, anche se i numeri comunque sono abbastanza contenuti rispetto a quello che è la popolazione. Questo va dato atto anche perché comunque sono state apportate tutte quelle norme di sicurezza che appunto spesso vengono un po' annunciato da tutti, giustamente, e quindi abbiamo fatto molta attenzione. E da circa un mese è iniziata anche la campagna vaccinare appunto per quanto riguarda le forze dell'ordine, e quindi speriamo che... Lei si è vaccinato, tra l'altro? Io mi sono vaccinato al 10 di marzo, e quindi con AstraZeneca, appunto noi avevamo anche a livello nazionale un po' criticato la scelta della somministrazione di AstraZeneca, proprio perché anche la seconda dose va somministrata più tempo in avanti rispetto a altri vaccini, quindi insomma credevamo che forse era il caso di avere un altro tipo di vaccino. Comunque, insomma, malgrado ciò, io credo che era giusto appunto vaccinarsi. C'è stata una buona adesione inizialmente, dopo quell'incidente di percorso che ha bloccato un po', quindi qualcuno effettivamente ha ritenuto non opportuno più appunto sottoporsi alla vaccinazione. Però tutto sommato io credo che tra le tutele che abbiamo messo in atto è questa campagna, abbiamo le nostre positività, ma nello stesso tempo credo siano inferiori rispetto a quello che succede al di fuori, insomma, ecco. Tamaro, tornando al commissariato di Opicina, quindi la vostra posizione è abbastanza chiara,
si torni all'operazione San Sabba da un punto di vista, diciamo così, di quello che voi chiedete, e poi c'è il tema del personale su OPC. Ma esattamente, cioè, quindi si torni piuttosto al progetto originale per quanto riguarda l'ufficio immigrazione e si rivalorizzi il commissariato di Villa Opicina, non solo dando appunto linfa vitale con operatori di polizia, quindi un numero importante di operatori di polizia, ma anche con delle ristrutturazioni che rendino quegli uffici, quei locali anche dignitosi, perché veramente ce n'è molto bisogno, insomma. Quindi quando si parla di sicurezza non si deve solo parlare, si deve parlare anche di queste cose qua, perché per fare sicurezza ci vogliono, come abbiamo detto più volte, sicuramente ci vogliono uomini, ci vogliono dotazioni, ma spesso, e per quanto riguarda quello che ci riguarda da vicino la rotta balcanica, abbiamo bisogno anche di luoghi di lavoro che siano adeguati sia in termini di grandezza che anche di, appunto, di idoneità di locali proprio, insomma. Tra l'altro, insomma, la polizia in questo momento è impegnata soprattutto non solo nella sua attività ordinaria, ma anche dei controlli del rispetto delle normative anti-Covid. Vediamo ogni giorno quando arriva il bollettino delle sanzioni, eccetera. Credo che sia anche, come dire, un po', non dico complicato, ma un po' pesante psicologicamente entrare di fatto nella vita privata delle persone, no? Perché non si può fare una festa, non si può uscire entro determinati limiti, quindi credo che sia anche delicato il vostro lavoro in questo momento. Assolutamente sì, perché comprendiamo quali sono le difficoltà che appunto della quotidianità di un anno così, così difficile da parte di tutta la popolazione, quindi di cittadini, e dall'altra però c'è anche la necessità di far rispettare quelle che sono appunto delle indicazioni che sono utili proprio al fine che non peggiori la situazione per quanto riguarda il contagio, insomma. Quindi io credo che l'approccio giusto sia quello di utilizzare come sempre la regola del buon senso e quindi di venire incontro a quelle che sono le esigenze del cittadino, però facendo rispettare quelle che sono le indicazioni anche della legge, insomma. Certo, certo. Ecco, a livello complessivo ne abbiamo parlato prima, dati relativi alla rotta balcanica che a marzo, se posso dare il dato è un dato parziale in realtà, perché si riferisce solo a una specialità e quindi non alla globalità della provincia, della frontiera, ma insomma un numero che io ritengo sia piuttosto importante, circa 260 unità rintracciati, quindi in questo mese, credo che sia un numero significativo. Sicuramente l'ufficio che si impegna di più nel contrasto all'immigrazione clandestina, rispetto all'anno scorso, un numero sicuramente più elevato, molto più elevato. Quindi abbiamo visto le condizioni climatiche di questi giorni, quindi è facile capire anche il perché di queste cose. Anche perché il migrante poi va comunque in quarantena, no? Vista la situazione, certo, pandemica, quindi si impongono sì. Sempre gli stessi problemi. Io fra l'altro sono in contatto anche con il segretario nazionale del sindacato sloveno del PSS, appunto l'ho sentito proprio ieri in combinazione, quindi anche lì appunto stanno riscontrando un aumento di arrivi, appunto, quindi insomma il problema ricomincia, ma si sapeva già, ecco perché io dico ogni anno non è che non stiamo ad affrontare un'emergenza, è una cosa di cui siamo consapevoli che in questa stagione deve iniziare. Mi piacerebbe ogni anno, ma purtroppo ogni anno devo constatare che fossimo già pronti in questo periodo, invece come sempre ci troviamo ogni anno a dover affrontare una cosa come se fosse quasi la prima volta. Insomma. Perché dici non siamo pronti a livello di struttura? Perché è da anni che stiamo chiedendo personale per la polizia frontiera, okay. E la polizia frontiera ogni anno sta perdendo personale perché ci sono i pensionamenti, perché è da anni che stiamo chiedendo ad esempio una struttura diversa per Fernetti, per la sottosezione di Fernetti, più grande, più appunto adeguata a portare 30, 40 se non 100 persone in un giorno solo, e vediamo che nel corso degli anni, a parte una tenda e adesso dei container, non siamo riusciti a trovare una locazione corretta. Vediamo che per quanto l'ufficio immigrazione è un ufficio importantissimo in una città come Trieste, ma al di là della rotta balcanica, e siamo ancora in attesa di mettere in atto quel progetto che appunto era stato messo in atto.
Ancora oggi stiamo qua oggi a discutere proprio il discorso di una soluzione, fra virgolette, temporanea, che a noi non piace, ma comunque temporanea in un argomento che è molto importante. Certo, per quanto riguarda poi il presidio del Carso da parte di quel commissariato, come le... Ma io credo che sia molto importante, anche perché il presidio, mentre una volta era costituito sia dalla polizia, dei carabinieri e della Guardia di Finanza, credo che anche i carabinieri e la Guardia di Finanza abbiano chiuso delle stazioni, o comunque anche loro patiscono un calo di personale, e quindi non riescono nemmeno loro a essere così presenti sul territorio. Quindi la presenza sul territorio è determinante. È chiaro che nel momento in cui avessimo un commissariato come Opicina, con tanti uomini in grado di mettere anche una macchina sul territorio, avere una macchina sul territorio da Opicina e anche da Duino a Urisina significherebbe coprire molto meglio e molto di più tutto l'altipiano, mancando Opicina, ma mancando anche i carabinieri, no? di Opicina, chiaramente avremo meno presidio da parte delle forze dell'ordine. Credo invece che la prevenzione si faccia con la presenza sul territorio. A proposito di Carso e di zone confinarie, come la collaborazione e il rapporto con la polizia slovena in un anno in cui si è assistito a una situazione molto complessa, la chiusura dei confini, regole diverse per i trasfrontalieri, i tamponi, insomma di tutto e di più? Il rapporto con i colleghi sloveni è sempre stato ottimo, io credo che ci sia una buona collaborazione. Colgo l'occasione di questa domanda per ricordare che poi anche la nostra polizia di frontiera, come anche la polizia di frontiera della Slovenia, non ha come compiti solo quello della lotta e il contrasto all'immigrazione clandestina, ne ha mille altri, ha anche il normale controllo appunto di tutti gli altri reati che si svolgono appunto sulla fascia confinaria, e in questo ultimo anno ha purtroppo anche il discorso del controllo Covid proprio inerente al discorso confine. Quindi ecco perché quando diciamo veramente si è dato poca importanza a questa zona anche dal punto di vista centrale, no? Nel discorso nel rinforzare con degli uomini appunto proprio per tutte queste motivazioni, credo sia più che giusto le nostre lamentele, insomma. Allora, io ringrazio Lorenzo Tamaro del SAP per essere stato con noi. Io vi ricordo che alle 13.20 c'è il nostro telegiornale, ma questa sera c'è Ring. In studio con Ferdinando Varino ci sarà innanzitutto Francesco Russo di Punto Franco, che aprirà la serata rispondendo anche un po' alla bagarre che si è creata ieri sera a Ring con l'assessore regionale Roberti, e sentiremo anche le sue posizioni rispetto al sindaco di piazza. Poi il talk, Francesco Bussani del PD, Michele Babudera di Forza Italia, Sabrina Morena di Open, Alessandra Richetti, candidata a sindaco di Trieste per il Movimento 5 Stelle, poi Roberto Cason della lista di piazza. Ci sarà anche in un momento della trasmissione Dušan, che tra l'altro pare si candidi anche lui a sindaco di Trieste, quindi insomma sarà un momento insomma da seguire tra politica e parte più, diciamo così, velatamente ironica. Ringrazio ancora Lorenzo Tamaro del SAP per essere stato con noi in studio in questa porzione di trasmissione. Noi ci ritroviamo tra poco con il telegiornale meridiano di Tele4 per parlare del centro vaccinale, risolti i problemi delle code, è stato aperto il centro congressi, ma anche tante altre novità, tra cui lo sconto benzina, forse l'ultimo mese con il super sconto che pareggia i prezzi sloveni. Ne parliamo tra poco nel TG. Buon pomeriggio e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. In apertura ancora la questione del centro vaccinale di Trieste, la centrale idrodinamica del Porto Vecchio. Ci siamo tornati questa mattina dopo la situazione di caos e di code che abbiamo documentato ieri mattina in diretta a Sveglia Trieste. Il sindaco di piazza aveva promesso l'apertura del centro congressi per una sala d'attesa coperta e anche con delle sedie.
e così è stato. Il giorno dopo il caos e le code qui in Porto Vecchio alla centrale idrodinamica, situazione molto più ordinata. Come vedete qui c'è una coda che permette l'ingresso all'interno di una porzione del centro congressi adibito a sala d'attesa, mentre alla mia sinistra vedete la transennatura che ha creato una situazione molto più ordinata per arrivare poi al centro vaccinale. Buongiorno. Come vedete siamo all'interno della prima ala del centro congressi e dopo la coda esterna c'è il desk qui di assistenza tecnica prima della sala d'attesa in cui si possono chiedere tutte le informazioni, si compilano le ultime pratiche con gli addetti pronti chiaramente a rispondere alle domande del caso. Come promesso ieri dal sindaco di piazza sono state disposte oltre un centinaio di sedie perfettamente distanziate che permettono alle persone l'attesa in un luogo al coperto e al riparo ovviamente anche da eventuali intemperie. Buongiorno signora, abbastanza comodo così? Sì, sì, meglio di ieri senz'altro, perché avevo accompagnato mio marito e c'era un caos completo. Oggi almeno tranquilla. Sì, tranquilli, si è seduti. Molto bene, ben organizzato, rispetto io ho portato i miei genitori l'altro giorno e non c'erano file, adesso nonostante questo assembramento diciamo di come persone, come parte vaccinale, però molto molto ben organizzato. Tanta gente che arriva prima non dovrebbe neanche far entrare la gente che viene un'ora prima, devono star fuori e aspettare il loro orario. In attesa di entrare se fa le parole crociate? Sì, il sudoku, sì. E aspetto, non si sta bene comodi, quindi non ci sono problemi. 9 e 10 per cortesia, 9 e 10. Una volta che arriva il proprio turno, il proprio orario per la vaccinazione, le persone si alzano e via via vengono poi chiamate dalla parte opposta in centrale idrodinamica per la vaccinazione Pfizer o AstraZeneca che sia. In chiusura di servizio ricordiamo dunque che la coda per l'ingresso alle vaccinazioni è da quella parte da oggi, quindi all'ingresso della porzione A del centro congressi. Qui è stato tutto transennato per evitare che le persone vengano da questa parte e come vedete anche la rampa d'accesso, l'area prospiciente alla centrale idrodinamica del Porto Vecchio dove si eseguono i vaccini è stata munita di questi gazebo per evitare che naturalmente anche nel passaggio da una parte all'altra in una giornata di pioggia ci possano essere dei problemi in particolare per le persone più anziane e fragili. Visto il forte afflusso al Porto Vecchio per via della campagna di vaccinazione, è stato ricordato in questi giorni che il corretto ingresso è quello di Viale Miramare attraverso la nuova rotonda. Oggi la polizia locale era sul posto per sensibilizzare la cittadinanza. Se ne è occupato Bernardo Gulotta. Si è fatto logicamente intenso in questi giorni il traffico da e per il Porto Vecchio in virtù del centro di vaccinazione alla centrale idrodinamica. A tal proposito e stando strettamente legati alle idonee modalità di accesso all'antico scalo, l'ingresso ufficiale nonché corretto è quello di Viale Miramare attraverso la rotonda di recente realizzazione e non il varco di Largo Città di Santos dove vige un divieto di accesso. Informazione confermata dalla polizia locale oggi sul posto per indicare le corrette modalità ai cittadini e anche dagli uffici comunali a esplicita richiesta del consigliere di Forza Italia Michele Babuder su come accedere in Porto Vecchio. È giusto informare che bisogna farlo dal Viale Miramare, quindi sia attraverso il trasporto pubblico locale, che può essere la linea 81 che porta direttamente alla centrale idrodinamica, oppure anche la linea 636 che ferma esattamente prima del ponte ferroviario e da lì è già segnato un percorso di avvicinamento proprio al centro vaccinale. Nel tratto invece tra Largo Città di Santos e il magazzino, adesso 26, è la centrale idrodinamica, invece l'accesso è precluso da un'ordinanza. È vero, è tollerato, nessuno ha mai fatto delle multe per i pedoni, per chi usa passeggiare, ma è altrettanto vero che in queste condizioni bisogna favorire l'informazione e quindi cercare di disincentivare quel percorso, quel tragitto da parte delle autovetture. Nessuna attività sanzionatoria da parte del corpo municipale, bensì una presenza volta alle corrette informazioni ai cittadini, in modo da abituare tutti all'idoneo flusso in direzione Porto Vecchio anche per il futuro. C'è poi al vaglio anche l'ipotesi di collocare dei cartelli con le indicazioni su come raggiungere la centrale idrodinamica, visto che più di qualcuno, ingannato dalle distanze, ha parcheggiato in molo quarto per poi proseguire a piedi, non sapendo che per arrivare alla meta doveva compiere più di due passi.
Importante servizio questo di chiarimenti, tra l'altro c'erano anche diversi esponenti della polizia locale questa mattina a vaccinarsi in centrale idrodinamica, li sentiamo ora invece al telefono per le indicazioni sul traffico, buongiorno. Sì, buongiorno, c'ero anch'io tra gli altri. Eccolo qua, buongiorno, buongiorno De Grassi. Buongiorno, buongiorno a tutti in ascolto, diciamo... Per quanto riguarda tutto quello che avete raccontato adesso sul discorso vaccini e zone limitrofe, per quanto ci riguarda ho potuto constatare di persona era tutto diciamo nella norma, anzi vorrei fare dei complimenti a tutti a quelli che lavorano per la buona riuscita di queste operazioni, oltre che ai nostri colleghi. Per il resto diciamo come interventi nostri, come attività non abbiamo niente di particolare da segnalare. Il traffico al momento, da quanto posso vedere dalle nostre telecamere, è alquanto scarno, c'è comunque un po' di movimento sia veicolare che pedonale. Come lavori segnaliamo sempre la chiusura della strada del Friuli al Terzi Contovello. Una piccola aggiunta, è anche chiusa quella piccola via nella zona della Maddalena che permette l'accesso diciamo dal Burlo a strada di fiume diciamo così, no? Adesso non mi sovviene il nome, neanche a me però... perché faccio il giro ogni giorno quindi me la ricordo sinceramente non ce l'abbiamo oggi come lavori, okay. Nota principale. E ne ho vista anche un'altra che adesso non mi sovviene, oltretutto sto invecchiando e perdo conto. Allora, casomai daremo un aggiornamento naturalmente nella serata, ma insomma ci sono sufficienti diciamo, cartelli per poi evitare problemi. Insomma. Sì, diciamo che tanti scavi non abbiamo, per tante cose non abbiamo una nota immediata. E comunque sono segnalati quasi le chiusure sicuramente. Voglio solo dirvi di lavori sulla grande viabilità, sulla via Carnaro per circa 30 metri in prossimità dell'incrocio con la strada di Cattinara, e poi c'è anche una nuova postazione semaforica per chi non se ne fosse ancora accorto, perciò attenzione sulla via Udine all'intersezione con la via Sant'Anastadio, è stata messa da un paio di giorni, è stata messa in atto e funziona una nuova postazione semaforica. Allora, io commissario, la via chiusa è via Giuseppe Marenzi, quella che a lato dello scavo, diciamo così, dei lavori relativi. Qui si vede che vado poco in strada ormai. Va bene, io vi saluterei. Grazie De Grassi anche per la simpatia e in bocca al lupo anche per la seconda dose di vaccino. Grazie ancora al commissario De Grassi, proseguiamo con la cronaca, giornata impegnativa per la Polizia di Stato nell'ambito dei controlli antipandemia, sentiamo quello che è successo nel servizio di Gianluca Paradin. Festino in casa in via Marconi. Dopo la chiamata ricevuta da una vicina di casa ieri sera alle 22.15, il personale della squadra volante del reparto prevenzione crimine di Padova si è recato in uno stabile di via Marconi per la segnalazione di schiamazzi provenienti da un appartamento. I poliziotti hanno sorpreso 10 giovani tra i 18 e i 22 anni intenti a festeggiare in piena violazione della normativa antipandemia. Dopo le formalità di rito, 7 di loro sono stati sanzionati, appurato il fatto che gli altri 3 sono domiciliati nell'appartamento. È stata una giornata di lavoro intenso per la Polizia di Stato di Trieste nell'ambito dei controlli per il rispetto delle regole antipandemia. Sempre ieri verso le 18 una volante ha individuato un furgone sospetto in largo Goroiano. A bordo c'erano 2 cittadini tedeschi giunti in Italia passando dalla Slovenia per dilettarsi con l'arrampicata su roccia. Dopo le verifiche i 2 sono stati sanzionati. Ancora sempre nel pomeriggio gli agenti della polizia hanno sanzionato 5 avventori del bar buffet Iera Ora di via l'Ippodromo seduti ai tavoli a consumare panini e giocare a carte. Anche il gestore è stato sanzionato. Torniamo alla puntata di ieri sera di Ring. In studio l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, che ha spiegato perché il consigliere comunale Fabio Tujak non può essere rimosso nonostante ci sia stata l'approvazione all'unanimità della mozione a firma di Roberto Cosolini per la sua rimozione per le frasi omofobe pronunciate in più occasioni. Sentiamo. Non ho capito, assessore, perché Tujak non può essere rimosso dal suo incarico di consigliere comunale. Beh, perché
Allora, quello è vero che è una competenza che è passata alla Regione Friuli Venezia Giulia. È chiaro che se c'è una grande responsabilità da questo punto di vista, c'è anche una giurisprudenza alle spalle che deve garantire determinate scelte. E la giurisprudenza non c'è. Solo determinate casi, determinati fattispecie possono essere... Tanto per capirci, noi abbiamo una raccolta di tutto quello che è stato fatto negli ultimi 20 anni in Friuli Venezia Giulia. Noi abbiamo diversi casi anche di amministratori indagati per reati contro la pubblica amministrazione che non sono stati sospesi. Non perché era non sufficiente si può fare per... perché la violazione di legge, intanto in teoria la violazione di legge c'è quando viene accertata da un giudice, quindi c'è quando c'è almeno una sentenza di condanna, ma dopodiché deve essere anche reiterata, deve provocare provocare un danno oggettivo a un cittadino, deve avere tutta una serie di caratteristiche, requisiti per i quali non la regione, ma nemmeno un qualsiasi prefetto potrebbe agire in un modo diverso. Un giudice conferma un giudice dovrebbe confermare, ma anche in quel caso ricordiamoci che stiamo parlando di un reato d'opinione. E il reato d'opinione ha comunque una categoria. Va bene. Ascolti. Una categoria per il quale è difficile dire che è impossibile. Pierpaolo Roberti, però, immagino in cuor suo ritenga che Fabio Tujek, per quelle cose che ha detto, per come le ha dette, per quante volte le ha dette, non sia idoneo a ricoprire il ruolo di consigliere comunale? Beh, se io l'ho cacciato dal mio partito, vuol dire che la condanna politica è per molto meno rispetto a quello che è stato detto ultimamente, vuol dire che evidentemente una condanna politica c'è stata e forte. L'ho continuata a ribadire e l'ultima volta è successo il 19 febbraio quando ho detto chiaramente che quelle parole per me sono inqualificabili, inaccettabili, inaccoglibili, non possono essere tollerate. Quello di aprile potrebbe essere l'ultimo mese di super sconto sulla benzina nei comuni di fascia 1 del Friuli Venezia Giulia come Trieste e Gorizia. Quello di aprile sarà l'ultimo mese di super sconto benzina in Friuli Venezia Giulia per i comuni di fascia 1. A deciderlo è stata la giunta regionale dopo 8 mesi di applicazione della misura straordinaria per evitare il cosiddetto turismo del pieno in Slovenia, dove da inizio pandemia i prezzi dei carburanti sono stati abbassati a 1 euro al litro. Dopo 8 mesi di sperimentazione questa prima fase si conclude, gli sconti resteranno ancora. Valuteremo di quale entità dal prossimo mese in poi, abbiamo ormai dati consolidati e stiamo predisponendo la nuova legge dopo quella che è entrata in vigore per oltre 10 anni, quindi il caso non solo di fare un tagliando ma anche di cambiarla. La speranza è che dal governo nazionale, dal mondo dei petrolieri, come sollecitato anche da Sandra Savino di Forza Italia, arrivi una risposta per prorogare lo sconto, altrimenti si tornerà a partire da maggio all'agevolazione tradizionale, che però non pareggerebbe il prezzo applicato ai distributori nella vicina Repubblica. Il confronto ci sarà non solo con gli operatori della pompa di benzina ma anche con i petrolieri e con tutti gli attori di questo governo compreso, quindi nelle prossime settimane tireremo le somme di tutto e vedremo che tipo di sconto, che ovviamente continuerà ad essere in vigore con questa legge, applicheremo dal 1 maggio in poi. E proseguiamo, meno didattica a distanza in università a partire dal 12 aprile, lo ha detto oggi il rettore di Lenarda a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico in videoconferenza, purtroppo come bisogna fare in questo periodo, lo ha intervistato Umberto Bosazzi. Abbiamo definito la data di fine di questo periodo la domenica dopo Pasqua e siamo convinti, anche seguendo l'andamento pandemico, siamo convinti che con il lunedì successivo di sicuro riusciremo a riaprire tirocini e laboratori. In base alla classificazione della regione speriamo anche di poter riportare la didattica frontale in presenza. Dunque il 12 aprile l'università potrebbe progressivamente abbandonare la didattica a distanza, lo ha detto oggi il rettore Roberto Di Lenarda a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico tenutasi in videoconferenza. Di Lenarda nella sua relazione ha affrontato i principali temi legati alla vita dell'Ateneo, tenendo conto del periodo cui tutti, università compresa, siamo sottoposti, ma guardando comprensibilmente ad un futuro che è già prossimo e in tal senso i numeri hanno un significato ben preciso. Per la prima volta di 10 anni abbiamo nuovamente superato i 5.000 immatricolati, quindi abbiamo recuperato tutta la quota che era stata persa per motivazioni esogene all'Università di Trieste, ma che grazie anche all'implementazione dell'offerta didattica quest'anno
in primis con la laurea in intelligenza artificiale e dal prossimo anno con l'ulteriore attivazione di 4 corsi di studio, confidiamo che questi numeri anche per il prossimo anno possano vedere un ulteriore incremento. Anche il numero dei dottorandi è indicativo in un discorso complessivo e il rettore intende rimarcarlo. Già da quest'anno, utilizzando le risorse a disposizione, abbiamo aumentato con le borse di dottorato del 20%. Infine, Di Lenarda vede con estremo favore le possibilità di impiegare i contributi previsti dal piano di intervento europeo. È uno snodo strategico, è uno snodo che non possiamo sprecare. Nella prolusione riportiamo quelle che sono le linee di indirizzo strategico. Credo che quanto previsto e richiesto dall'Europa sia perfettamente allineato rispetto a quanto stiamo cercando di fare negli ultimi mesi. Allora, l'adesione allo sciopero del trasporto pubblico locale degli autobus alle ore 10 era del 54%. Oggi hanno scioperato anche i ragazzi, gli studenti del settore della didattica a distanza per quanto riguarda il mondo della scuola, i rider e il settore dei matrimoni, di cui parleremo nel corso del TG della sera. Ancora una notizia, però un lutto in ambito ecclesiastico: la diocesi di Trieste in lutto per la morte di Monsignor Vittorio Cian, canonico scolastico del capitolo della cattedrale di San Giusto. 88enne, Monsignor Cian entrò nel seminario di Trieste dove compì tutto il suo percorso di studi teologici. Venne ordinato presbitero dal vescovo Santin il 29 giugno del 1956. Le condoglianze anche da parte di Tele4 alla famiglia. È tutto per il telegiornale Meridiano, ci vediamo questa sera alle 19:30.